Per coloro che non hanno impegni di... A proposito di quel comandante di polizia municipale di Pollina, sente, dice, c'è un certo maltese Giovanni che è morto ieri, non è che per caso è qua? Aspetta, va a cercare in tutti i muri, perché lui scriveva sulla pietra e sui muri, non c'è, insomma, c'è. All'inferno non c'è, in purgatorio non c'è, in paradiso non c'è, riprende l'ascensore e sale. Pietro, giù non c'è, e nel sottofondo non c'è, lo vogliamo cercare. Aspetta che... chiedo scusa per coloro che non hanno impegni di... Non capita spesso a Palermo piove, ma quando piove ce la dobbiamo purtroppo tenere. E l'inverno è alle porte, quindi dobbiamo anche aspettarci questo.
Vi ringrazio tutti per essere intervenuti, per venire qua nella nostra città. È la prima volta che... Giovanni, vi sedete? Grazie. Autorità, gentili signore, signori, colleghi tutti, con molta gioia e tanto orgoglio inizio questa riunione che diciamo apre i lavori del congresso nazionale dell'ANPUP. Dopo tanti anni di cammino che abbiamo fatto insieme, cammino anche con qualche è un percorso ad ostacoli, però mi sento di esprimere con tanta soddisfazione che il nostro sodalizio ancora è vivo, ancora c'è, ringraziando il Dio, e anche se con molte difficoltà. E quindi diciamo che gli obiettivi per il futuro sono ancora densi di novità, anche se la nostra età avanza, ma a noi non ce ne importa niente. Ci sentiamo ancora forti per fare tante cose. Se poi ricordiamo l'età che ci portiamo, forse ci viene un coccolone, così come si dice a Roma, però diciamo che andiamo avanti. Io sento molto spesso colleghi con i problemi familiari propri, e ce ne abbiamo tanti, però riusciamo sempre a tirare avanti, e questo ci dà forza per proseguire. E diciamo che di difficoltà in questi 4 anni ormai sono parliamo di 2005, quindi ormai questo per me è il terzo mandato, e dovrò affrontare eventualmente, se saremo rieletti come consiglio, il quarto mandato. Quindi sono ben 12 anni che sono fra voi, e questo mi dà felicità, perché c'è questo forte senso di amicizia. Condividiamo tante cose, anche con talvolta con degli ostacoli che sono quasi insormontabili. E diciamo che la Polizia Municipale ce la siamo cucita addosso, e quindi ci sentiamo ancora parte di questa famiglia. Facciamo tante cose, chi più chi meno, in alcune sezioni un po' di più, in altre un po' meno, ma non per volontà, per mancanza di volontà, ma perché purtroppo talvolta le amministrazioni non ci seguono molto. Non è una critica, ma è così, è così. E diciamo però, pur con queste tante difficoltà, riusciamo sempre a dare il nostro contributo. Diamo il nostro contributo per quanto riguarda l'attività di volontariato, diamo il nostro contributo nelle scuole, in alcune città sì, in alcune città no. Io sento i colleghi del presidenti delle varie sezioni, alcuni spingono, lei se deve mettersi una bella corazza. Io sento presidenti di varie città che certo spingono nelle amministrazioni, ma le amministrazioni non per cattiva volontà, ma noi abbiamo tanta volontà di fare e vorremmo fare tante cose. Io cito sempre gli amici di Firenze, di Chieri, di Torino, degli Innocenti, la nostra carissima Gisella e il nostro caro Schiattone, i quali, Edoardo non lo cito perché è di casa, i quali sono riusciti a dare un'impronta all'associazione tale da avere
quelle da saper prendere dall'amministrazione quelle attività, vuoi la vigilanza, io mi rivolgo a lei perché lei è il nostro interlocutore politico, nelle scuole affrontare il problema legato alla polizia stradale, quindi insegnare a questi ragazzini che oggi è diventato molto difficile poter dare un indirizzo, un'impronta ai nostri figli e ai nostri nipoti e ai nostri ragazzini, così come li chiamiamo in genere, perché non c'è più una regola, non rispettano più le regole che una volta non solo ci insegnavano e ci facevano rispettare a scuola, ma ce li insegnavano nelle nostre famiglie, che forse è il punto di partenza per avere una gioventù sana. Oggigiorno ci sono grossi problemi, ma noi e soprattutto la polizia municipale in servizio affrontiamo questi problemi di sicurezza nelle nostre città con tanta abnegazione. Per tornare a parlare dei nostri associati, diciamo che di attività, per esempio Guardo Roberto degli Innocenti, Firenze fanno un'attività di vigilanza museale. Loro hanno tanti bei musei e quindi l'amministrazione non riesce a coprire i servizi, e questo è una di quelle attività che possiamo svolgere con tanta precisione. La vigilanza nelle scuole è sempre stata controversa nelle amministrazioni, perché le amministrazioni alcune accettano questo stato di fatto, altre hanno la preoccupazione che il vigile in pensione sia troppo anziano per poter eventualmente. Allora a Roma si erano inventati addirittura del vigile anziano in servizio, e di questo devo dire ringrazio veramente tutti. Ringrazio anche i soci, chiamiamoli associati, i soci onorari, che ci seguono con tanto interesse, e di questo devo dare un forte ringraziamento. Fra poco inizieremo i lavori del congresso, quindi libereremo gli altri per andare a visitare questa splendida città di Palermo che ci offre queste meraviglie monumentali e museali, diciamo una città che è uno splendore, anche se il traffico mi dicono che non è il traffico non è quello di Roma, che invece a Roma abbiamo un meraviglioso traffico. A Roma 4. Va bene, io vi ringrazio tutti, passo la parola all'onorevole Cordaro e ci risentiamo dopo per proseguire i lavori. Grazie. Intanto io vi ringrazio, non siete voi che dovete ringraziare me, ma io che lo faccio davvero di cuore, e la mia presenza qui parto dal presupposto che gli assenti hanno sempre torto, e quindi degli assenti non si parla solo dei presenti. Quando il vostro presidente si rivolgeva a me per rivolgere degli appunti all'amministrazione, io lo ascoltavo compiaciuto per la semplice ragione che io non sono più amministratore di questa città, e quindi concordo in quasi tutto quello che egli ha detto. Sarebbe stato bello avere un confronto col sindaco, comunque con un suo rappresentante, anche sulla mobilità, sull'ordine che diciamo la polizia urbana riesce a mantenere adesso in questa città. Perché faccio questa premessa? Perché io sono qui intanto per dare un tributo e la rappresentazione di un'amicizia, il riconoscimento di un ruolo svolto
in maniera prestigiosa ad Aldo Donzelli e ai suoi uomini. Io ho avuto l'onore, l'alto onore, di essere presidente del Consiglio Comunale di questa città dal 2002 al 2007, sono stato poi vice sindaco per un anno e in quegli anni la nostra collaborazione, il nostro sentimento e la nostra sensibilità istituzionale, quando parlo della nostra, dico della sua, della mia e degli uomini che governavano questa città, sia sotto il profilo della politica, ma anche sotto il profilo della gestione dell'ordine pubblico cittadino, credo che oggi debbano essere un po' invidiati. E sarebbe stato, ripeto, bello fare un confronto, ma il tema di oggi è un altro. È la vostra festa, perché è il vostro momento di confronto più alto, e quindi in assenza del sindaco io con piacere vi do il benvenuto a Palermo, non soltanto perché sono un profondo conoscitore della mia città, la amo molto e amandola soffro spesso non soltanto per il traffico ma soprattutto perché molte cose andrebbero migliorate, soprattutto se vogliamo evitare che tanti giovani continuino a lasciare la bellissima Sicilia alla ricerca di qualcosa che qui ancora non c'è e che spero però nel prossimo futuro venga creata. Ma io soffro perché mi rendo conto che una terra come la nostra, so altrettanto bene che sotto il profilo numerico, ma se me lo concedete anche sotto quello qualitativo, credo che come in Sicilia da nessuna parte al mondo. E allora, non per essere autoreferenziale, ma né peraltro per essere scortese con i gentili ospiti, signore e signori, ma per dire semmai che la politica, il governo della Sicilia che va a rinnovarsi da qua al 5 novembre deve guardare ad un progetto di futuro che non può non partire da quello che di straordinario già in Sicilia c'è: turismo e beni culturali in primo luogo. L'idea di una destagionalizzazione che porti in Sicilia, così come avete fatto voi, nonostante non sia più la stagione del bagno, un turismo che si concentri sui beni culturali e che quindi possa assolutamente seguire percorsi che prendano in considerazione musei, che prendano in considerazione gli straordinari beni ambientali, monumentali e paesaggistici che abbiamo in Sicilia, credo debba essere il fil rouge che deve guidare la futura amministrazione di questa regione. In questo contesto io immagino che si inseriscano molto bene le competenze, le conoscenze, il bagaglio di esperienza che voi avete maturato, perché io ho ascoltato con attenzione chi mi ha preceduto, non credo che ci siano donne e uomini da rottamare in questa sala. Credo che ci siano donne e uomini dei quali utilizzare esperienza, conoscenza, saggezza e, perché no, anche un bagaglio di competenza che avete accumulato nei vostri anni, ciascuno per il suo ruolo. E allora un'amministrazione virtuosa, un'amministrazione che si trovi ad operare in un tempo di spending review, chi non conosce ormai questo termine, forse è più famoso ormai del traffico degli spaghetti la parola spending review, perché dovunque andiamo, in qualsiasi contesto istituzionale, politico o di governo, ci andiamo a confrontare, questa parola ci viene subito sbattuta in faccia. E quale migliore operazione di spending review se non quella di utilizzare uomini e donne dalla grande competenza e dalla grande esperienza per andare a svolgere dei ruoli che potrebbero essere svolti con volontariato attraverso un rimborso spese invece che attraverso donne e uomini che devono essere per il loro lavoro correttamente pagati? E allora io credo, caro Aldo, che la nostra mission e il senso della mia presenza qui sia quella di scrivere insieme un progetto per il futuro che possa riguardare appunto tutti voi, per quanto mi riguarda, a Palermo e in Sicilia, perché siccome il nostro Parlamento è a statuto speciale
e in quanto tale scrive leggi che per la Sicilia sono assolutamente vincolanti, certamente in tutte quelle materie nelle quali la Sicilia ha competenza esclusiva, e ve ne sono tante. Ecco, l'aspetto dei beni culturali e del turismo, l'aspetto di una collaborazione per norma che potrebbe andarsi a creare, credo che sia qualcosa sulla quale voi dovete cominciare a studiare e dovete aiutarci a scrivere una legge che nella prossima legislatura possa trovare sede e applicazione e possa iniziare da lì un percorso di collaborazione fattiva che dia qualità ai servizi di controllo che possono andare dai siti archeologici e museali alle scuole, a tutti quei luoghi in cui una presenza di una divisa o di una fascia, quando la divisa non c'è, comunque serve da sicurezza per i genitori, da deterrente per la delinquenza, serve fondamentalmente per dare pace sociale in luoghi e in siti che potrebbero essere altrimenti, nell'assenza di una figura istituzionale, a rischio. Credo che questo sia l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, non soltanto per non farvi sentire vecchietti, perché parliamoci chiaro, la vecchiaia è uno stato d'animo, la vecchiaia non esiste. La vecchiaia è nella testa di un quarantenne se si sente vecchio, ma non è nelle gambe e nella testa di un ottantenne se ha lo spirito per affrontare quotidianamente la vita, con forza, con convinzione, con passione, senza perdere mai l'entusiasmo. E quello che vi auguro di cuore è appunto questo: non perdete mai l'entusiasmo, abbiamo bisogno di voi, dei vostri consigli, della vostra conoscenza, della vostra presenza. In bocca al lupo e buon lavoro. Che avendo trovato un muro da parte dell'amministrazione, anche se c'è stato dei colloqui, degli incontri, e poi praticamente tutto è caduto nel dimenticatoio, abbiamo concordato effettivamente di portare avanti la questione a livello regionale. E là devono ottemperare o no. La legge diventa da noi, poi farla rispettare. Io sono veramente lieto di avere avuto queste parole di conforto da parte dell'onorevole e lo ringrazio sentitamente per la grande vicinanza che ha avuto sempre nel corpo della Polizia Municipale. E come dice il sindaco, che ci chiama ancora, a me piace Vigili Urbani. Beh, noi siamo lieti di essere Vigili Urbani, perché siamo nati Vigili Urbani, perché poi, anche se cammin facendo si cambiano i nomi nativi, il nome, però quello che conta è quello che siamo dentro. Siamo stati vigili urbani, abbiamo diretto il traffico in mezzo alla strada, abbiamo rischiato i pericoli e continuiamo, i nostri colleghi continuano. Appena terminerò, poi dobbiamo senz'altro dare un minuto di raccoglimento per tutti quei colleghi della Polizia Municipale di tutta Italia che praticamente hanno dato la vita per noi, per la sicurezza e per tutti i cittadini, e continuano a darla, che le dicano alcuni ministri e alcune fazioni di altri governatori che praticamente non ci contano come corpo di polizia, ma ci contano come serie C, nemmeno serie A. La serie A per loro è la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, però sulla strada rischiamo noi. Abbiamo rischiato e continuano a rischiare i nostri colleghi. E quando fermano un avversario non sanno se quello è un delinquente o una persona per bene. E quindi rivolgiamo fra un poco il saluto a quei colleghi che hanno dato la vita e che ancora ci sono persone che sono in ospedale e continuano a dare. Questo è il nostro logo nazionale. Col presidente. Non lo sa che un nostro collega a Catania è stato barbaramente picchiato
mentre era in servizio, per il semplice fatto che non ha fatto passare. E il Colosseo? Il Colosseo ci vuole sempre. Ah, Totò ha comprato da tanti. Palermo è una città che, come potete vedere da quando il sindaco ha ripreso le redini, ha una nuova vita. È una città dove il turismo comincia anche per motivi di vario genere, per carità, no? Però Palermo sta godendo di un momento particolare e, siccome è una città bella che offre tante opportunità ai turisti, per fortuna adesso la città è viva. È una città viva anche perché il sindaco nella integrazione sta facendo una sua linea politica molto precisa e netta, per cui i migranti, lui dice, sono tutti palermitani, coloro che vengono a Palermo, anche lei Presidente, oggi è palermitano. Grazie. Il sindaco ha questa strategia che io condivido, perché oggi non si può fare a meno di considerare i migranti non solo un problema, devono essere un'opportunità per tutti, e noi abbiamo questa strategia. Io che devo dirvi, voi siete stati e siete oggi, ma non siete stati nella vostra attività. Ecco questo crest della Polizia Municipale. E poi Palermo qui ha il suo gagliardetto, eccolo qua. E poi il Colosseo per lei. L'associazione nazionale a Roma passa tutto. Colosseo. Va bene. Chiedo scusa. Per coloro che non hanno impegni di... Ma non capita spesso a Palermo piove, ma quando piove ce la dobbiamo purtroppo tenere.
Oh.
buongiorno, benvenuti a questo concerto della Corale San Sebastiano della Polizia Municipale di Palermo. Grazie particolare ai colleghi dell'associazione dell'Associazione Polizia Municipale in Pensione di Palermo, il suo presidente Aldo Donzelli, per averci concesso con questo incontro di poter prendere parte a questo vostro quinto congresso nazionale. Io ho il compito di darvi, oltre a delle informazioni sui vari brani che vi faremo ascoltare, anche alcune piccolissime note informative sul nostro coro. È inutile che vi dica perché il nostro coro si chiama San Sebastiano, è logico, e trae origine da quel piccolissimo nucleo di colleghi che animava le liturgie che si svolgevano all'interno della cappella di San Sebastiano, che si trova ancora nel nostro comando. Dal 2005 ha iniziato la sua attività all'esterno del comando e fortunatamente adesso partecipa a tutte le più importanti manifestazioni che si svolgono in città, sia istituzionali e no, anche in Sicilia, in giro per la Sicilia. Ha iniziato con un repertorio praticamente di musica.
scusate, scusate un attimo. Sono un po' emozionato, è chiaro, evidente, perché per 46 anni ho indossato la divisa. La divisa per me, che litigavo sempre con mia moglie, veniva prima della famiglia. Sbagliavo, perché prima viene la famiglia e poi viene il servizio. Però 46 anni vissuti con questa divisa, credetemi, sono molto emozionato. Ringrazio sentitamente i miei colleghi, che io continuo a chiamare colleghi. Vorrei abbracciarli tutti uno per uno, ma abbraccio Michele, fraterno amico, per tutti voi. Grazie di nuovo. Poi stasera, nella serata, come consuetudine, le verranno consegnati i crediti alla delegazione, sarà anche consegnato al nostro coro per l'impegno e per la grande fratellanza che ha con noi. Saranno questi architetti che hanno la sapienza dei testi di costruzione, della sapienza dei calcoli e dei materiali e degli attrezzi, a costruire i monumenti per i normanni e ci metteranno del loro, come per esempio gli archi a ogivali, così come li vediamo. Ma il meglio è anche la decorazione, per decorare le cattedrali normanni.
famiglia dei Benassi. Data molto funesta per i cittadini marsalesi, allora si è dedicato a quello denominato Palazzo Sett'Aprile, dove attualmente risiede. Si è interrotto il cordone ombelicale tra i pensionati e i vigili in servizio. Già ci siamo conosciuti sia per le occasioni passate, ma anche con quelle che non ci eravamo conosciute, e questa è l'occasione per instaurare altri rapporti ancora più interessanti. Noi proprio da quest'anno abbiamo, grazie all'intervento della nuova comandante, abbiamo fatto una convenzione con la Polizia Municipale di Marsala per dare dei servizi, quel poco che noi possiamo fare direttamente alle nostre esigenze e capacità, e di contro abbiamo stipulato una convenzione con il Comune firmata dal sottoscritto e dal Sindaco per avere in cambio, diciamo, di questa collaborazione i locali, un locale, un vano della Polizia Municipale che il comandante ha individuato come la sala convegni, che stiamo rimettendo in sesto. So che tutto è andato bene a Palermo, che il congresso è andato nel migliore dei modi. Io purtroppo, per motivi personali che sicuramente la maggior parte di voi avranno appreso, non ho potuto partecipare, però sono venute le mie collaboratori e so che il congresso è andato nel migliore dei modi. Thank you.